Amici carissimi, buon anno e ancora buon Natale a voi, perché siamo ancora nel tempo di Natale fino a domenica prossima. La prossima domenica si chiude questo tempo di Natale. Quindi buon Natale e buon anno, che questo anno sia, speriamo, migliore del precedente. Migliore dipende da quanto ciascuno di noi sia disposto a migliorare se stesso. Il testo del Vangelo che la Chiesa ci propone in questa domenica è esattamente quello della festa del giorno di Natale, cioè il prologo del quarto Vangelo. L'Evangelista dà uno sguardo al passato, dà uno sguardo a tutta la Bibbia e ha come un'immagine da dipingere per raccontare il mistero del Natale. E allora comincia con la prima parola in assoluto della Bibbia, quindi dalla prima parola del primo versetto del primo libro della Bibbia, in principio. Lì era enarchè, in principio, bereshit, in principio Dio creò. Adesso Giovanni prende quell'enarchè, quell'archè, che dà origine a tutto ciò che è ed esiste, e dice quell'in principio non è altro che il verbo, cioè il logos, il senso delle cose, la ragion d'essere dell'uomo e la parola. E il racconto e il dirsi di Dio che è in Dio. In principio era questo logos, questa parola, questo senso delle cose, questa ragion d'essere, che era tutta rivolta a Dio ed era Dio questa parola. E poi nel versetto 14 del primo capitolo Giovanni scrive «Caio logos sarx egeneto, cae eschenos enemin». E proprio questa parola, questo dirsi di Dio all'interno di sé, questo senso delle cose, si fa carne. E la sua tenda ha piantato in mezzo a noi. È bellissimo questo versetto, perché dire che questa parola, questo senso, questa ragione che è Dio, in un principio imprincipiato, dire che questo Dio e che questa parola si fa sarx e davvero tendere il mistero fino al limite, perché nel linguaggio comune sarx indicava soprattutto la carne, diciamo degli animali, indicava, o meglio, la dimensione animale dell'essere umano, quella carnalità che lo rende simile agli animali. In ebraico abbiamo basar, ecco, in greco sarx. Ecco, Dio assume la carnalità dell'essere umano nella sua fragilità, nella sua debolezza. Oserei dire, senza scandalizzare nessuno, che assume l'animalità dell'umanità e poi pianta la tenda in mezzo a noi.
in questa sua carnalità. È il paradosso. Quindi la ragione di tutto, il principio che non ha mai avuto principio, si fa limite, entra nel tempo e il divino si fa umano. E il mistero si fa carne. E quella tenda in mezzo a noi è un'altra bellissima invenzione dell'evangelista, perché lui va a prendere una parola ebraica, Shekinah, che indica il tabernacolo di Dio, la tenda dentro la quale veniva custodita l'arca dell'alleanza, la tenda tempio che accompagnava il popolo di Israele nel suo pellegrinaggio nel deserto. Adesso quella tenda tempio che custodisce le parole di Dio non è altro che la carnalità del Figlio di Dio. Ecco la tenda. Quindi, se voi mi chiedete dove cercare Dio, ecco, nella limitatezza, nella fragilità, nella carnalità della nostra umanità. Questa è la sua tenda. Buon anno. E vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Thank you.